Finalmente siamo arrivati all'inaugurazione della Magic Balkan, una realtà che ci ha impegnato 7 anni per vedersi costituire, e devo dire che questo risultato è stato grazie innanzitutto all'impegno di Natale Capo di Casa, che con l'Associazione Donatori Sangue Albanese ha permesso di costituire un'opera che può svilupparsi nella direzione della Magic. Ma qui siamo nel centro della donazione del sangue, nel cuore pulsante della città di Tirana. Nella strategia nazionale per il sangue sicuro elaborato dal Comitato Nazionale Sangue, di cui noi facciamo parte, io personalmente come rappresentante dell'Associazione Organizzazione Donatori Volontari Albanese del Sangue, abbiamo pensato proprio di creare un centro che fosse accessibile a tutti i donatori nel cuore proprio della città di Tirana. Naturalmente in collaborazione con la Magi, in modo da offrire un servizio ai nostri donatori volontari, per cui oltre alle analisi che verrà fatta sempre dal Centro Trasfusionale Nazionale, noi vogliamo offrire un servizio di medicina preventiva, cioè aiutare il donatore a mantenere questi stili di vita sani. Questo progetto, a mia conoscenza, è il primo fatto in Albania perché coniuga l'aspetto tipicamente non profit della donazione del sangue con un'attività come quella invece dell'offrire un servizio low cost di medicina e analisi del sangue, che ha l'unico scopo sostanzialmente di offrire poi al centro la possibilità di essere rifinanziata, oltre che ai vari cittadini, diciamo così, una possibilità di un'assistenza sanitaria a costi molto bassi. Si pulisce il cielo e il comunità shumë popolare di Tiranës është një vlerështuar që kemi mundësi që në radhë parë të zgjerojmë kontaktet me dhërues, të nxisim më shumë dhërues. Por unë besoj se kjo qendër dhe parë edhe programin e saj, do ka duke paraprirë dhe planet e ardhshme të qendrës, mund të japë këshillime për dhëruesit në momentin e parë, mund të shmangin situata ku mund të vuajnë nga patologjitë cilat nuk përputhen në ndërimin e gjatë. Apo pastaj edhe planet që ka qenë për të ardhmen për të marrë me analiza më të plotë të gjakje për sëmundje të vështira të rralla. Noi ci siamo impegnati dall'altro canto per raccogliere sia fondi da parte della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Bolzano, della Provincia Autonoma di Trento, per costituire questo centro, che donazioni di strumentazione medica da portare qua. Questo è il gruppo con il quale opereremo prevalentemente qui nella Magi Balkana Tirana, e la nostra attività sarà quella di supportare sporadicamente con dei cicli, io prevedo di una settimana al mese, le attività di questa struttura. Questo è il laboratorio principale dove verranno svolte tutte le analisi ematologiche. Qui abbiamo tutti gli strumenti della biochimica analitica, e invece in fondo abbiamo allestito per questa struttura anche un piccolo laboratorio di biologia molecolare, quindi con macchine per la PCR e le analisi poi che verranno svolte in un secondo momento per lo studio delle malattie genetiche rare. Questa realtà è stata principalmente sviluppata per favorire la donazione volontaria del sangue, e quindi in parallelo il progetto ha previsto lo sviluppo di una parte appunto di analisi biochimiche del sangue offerte sia ovviamente ai donatori ma anche ad altri cittadini che vorranno usufruire di questi servizi in maniera gratuita. E successivamente l'integrazione del laboratorio come strumentazione appunto ha visto strumentazione di biologia molecolare per affiancare alle analisi più classiche, biochimiche e anche alla parte clinica del laboratorio, analisi di biologia molecolare per lo studio di malattie genetiche, principalmente a partire da quelle emofiliche e del sangue, proprio per combinare l'attività dell'Associazione Donatori Volontari Sangue alla mission principale della Magi, che è lo studio delle malattie genetiche rare. Visti i nostri contatti con alcuni centri, quali l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il Policlinico Gemelli
di Roma, l'ospedale Bambino Gesù di Roma, anche medici che verranno a svolgere volontariato qua. Un altro volontario sarà il professor Michelini del Sovrano Militare Ordine di Malta, il quale sta svolgendo la sua attività proprio come volontario di questa struttura e collaborando assieme a noi per la parte clinica, per la lotta delle malattie genetiche, in particolar modo del sistema vascolare e linfatico. Noi abbiamo aderito molto volentieri al progetto Magis Balkan, e che si occuperà sicuramente, oltre che della raccolta ovviamente di sangue, di cui c'è necessità in tutto il paese, ma anche di curare in particolare lo studio di alcune malattie genetiche rare. E è indirizzato un po' a tutti, ma soprattutto noi cureremo l'aspetto vascolare, perché di quello ci interessiamo. Quindi con l'aiuto, con gli strumenti e con la clinica cercheremo di fare degli screening anche possibilmente su numeri anche elevati di popolazione, per cercare di individuare i soggetti a rischio e quindi operare anche una vera prevenzione primaria nei confronti di malattie che colpiscono le arterie, che colpiscono le vene, che colpiscono i vasi linfatici, e anche in maniera congenita, connatale oppure acquisita durante il resto della vita.